Raccontiamo oggi l'avventura di Gennaro Rino Gattuso, l'allenatore del Milan, con una chicca finale. Partiamo subito da quando Gattuso è in Calabria, suo papà si chiama Franco, ha già giocato in Serie D, grande appassionato di calcio, grande tifoso del Milan, tutta la famiglia di Gattuso è grande tifosa del Milan. Papà Franco è un artista, è un maestro d'ascia, costruisce le barche. Gattuso entra, prende subito dal papà la voglia di calcio, subito un provino a Bologna, ma non viene promosso, viene invece preso dal Perugia dopo un altro provino. Suo padre putativo, quando va a Perugia, e ricordiamo la mamma sulla porta con le fazzoletto e le lacrime perché il suo bambino va a Perugia, beh, dicevo, suo padre putativo e Materazzi gli dà i primi consigli. Lo coccola, gli insegna tanto e quindi lui è sempre stato eternamente grato proprio a Materazzi. A Perugia si trova bene, ma gioca anche molto bene. Già dimostra le sue qualità, conferma le sue caratteristiche. Piace, un giocatore che piace non può non piacere a una squadra britannica. Lo vuole il Glasgow Rangers. L'allenatore Walter Smith impazzisce per questo ragazzo di 19 anni. Subito il debutto, viene chiamato Braveheart dai tifosi scozzesi. Subito il debutto anche in Europa, dove realizza il suo primo gol il 30 settembre 97 nel match di Coppa UEFA tra il Glasgow Rangers e in trasferta lo Strasburgo. Walter Smith, dicevo, lo apprezza. Poi arriva Dirk Advocaat, l'allenatore olandese, lo vuole schierare terzino, non gli piace, incominciano gli attriti. Gattuso se ne va. Viene acquistato dalla Salernitana, 9 miliardi di lire, suo maestro è Delio Rossi. Lo segue anche Rubén Buriani quando è alla Salernitana e lo consiglia al Milan. Nell'estate del 2000, il Milan scudettato, prende questo ragazzo in una campagna acquisti importante che vede tra gli altri l'arrivo anche di Andriy Shevchenko. Quindi inizia la cavalcata nel Milan che lo porterà a vincere tutto. Ma ecco la chicca, io vi voglio regalare il primo gol di Rino Gattuso. È il 12 febbraio 2000. Sfogliamo le pagine di Forza Milan, ma sottofondo la mia voce è il primo gol di Rino Gattuso a Bologna, 12 febbraio 2000. Sempre 0-0 risultati amici. Taccheroni ha qualcosa da dire ai suoi, dà delle istruzioni precise. Ecco Boban palla dentro. Palla morbida, salva la difesa del Bologna, vai Gattuso, tiro di Gattuso, gol, gol Ringhio, 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 chi va a abbracciare? Ringhio, 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 va da Buffoni e sceglie Buffoni, 31esimo, Ringhio, Ringhio Gattuso, come a Madrid, vai Ringhio vecchio cuore. Allora si chiamava solo Ringhio. Oggi si chiama Gennaro Gattuso, il vento e il leone. Oggi si chiama Raisul il Magnifico, signore del Rif. Ma per noi è sempre il nostro Rino Gennarino Gattuso, allenatore del Milan.